ma quanta gente che c'è! Succede sempre durante il periodo natalizio. I biscotti di Alice sono i migliori. Già, per non parlare delle sue case di pan di zenzero, sono fantastiche. Ho chiesto alla mia mamma di regalarmene una quest'anno. Ma dai, anch'io! Sul serio? Certo, ma siamo proprio migliori amiche. Ragazze, stavamo parlando delle lettere. Mike, te l'ho già detto, non c'è nessun pericolo, sarà stato solo uno stupido scherzo. Uno stupido scherzo, farti delle minacce, Glitter. Io penso che... Ok, perfetto, allora... Mike, tieni il tuo cioccolato e fatina di zucchero, è arrivato? Io non ho chiesto il cioccolato e fatina di zucchero. Ah, ok, allora hai scelto quello a caramello? No. Quello al matcha. Va bene, non l'ho preparato, te lo porto subito, intanto consegno questo agli altri tavoli. Tranquilla, Jenny, noi aspettiamo. Ok, intanto allora i biscotti sono arrivati, che cosa vi manca? Dunque, una porzione di pancakes per me e un dolcetto al cioccolato per me e Mike da dividere, va bene, perfetto, ci sono, ci sono, ci sono. Ragazze! Ah, oh, finalmente! È una vita che stiamo aspettando, Jenny! Sì, lo so, scusate, scusate, che devo anche impacchettare le casette di marzapane, devo fare un sacco di cose! Oh, povera Jenny, vorrei tanto darle una mano. Oh, tranquilla, sta per arrivare Zennarino ad aiutarla. Sul serio? Sì. Ok, comunque, stavamo dicendo delle lettere. Non vedo l'ora di andare alla pista di pattinaggio oggi pomeriggio. Sarà fantastico inaugurarla insieme a voi. Sì! Perfetto! 20 casine di marzapane da far portare a casa sua. Assolutamente. Sì, saranno pronte. Ci riusciresti entro tipo questo weekend? Entro questo weekend? Non saprei. Siamo pieni di ordini e... Già, io abito a Moonton, il ricevimento che terrò è molto importante, potrei farle un'ottima pubblicità. Io... Certo, metterò la priorità a quest'ordine. Fantastico, signorina Alice, la ringrazio. Un mio assistente passerà a prendere il mio ordine. Grazie mille, buona giornata. Buona giornata. Io non avevo ordinato questo, oddio, scusami, è vero. Oh, ci serve un aiuto. Oh, accidenti, è proprio come diceva mia sorella, è pienissimo. È che i dolci di Alice sono troppo buoni, capito? Buongiorno, ragazzi. Accidenti, Gennarino, sei qui per aiutare Jenny? Sì, a impacchettare le casette di marzapane. Oh, grazie. Ecco gli ordini di oggi. Cosa? Ma sono tantissimi! Fa vedere che... Ma è impossibile, servirebbero tutti gli elfi di Babbo Natale per impacchettare queste casette. Impacchettarle? Bisogna anche decorarle. Impacchettarle? No, bisogna anche sfornarle e decorarle. Che? Io mi ci impegno. Alice, ma la vedo dura. Infatti, Ricky, Gennarino, tu va subito in cucina, per favore. Certo, sì, certo. Ricky, per favore, potresti chiamare Rebecca? Rebecca? Sì, lei è l'unica che potrebbe aiutarmi a organizzare il tutto. È bravissima nelle organizzazioni, per favore. Ho provato a chiamarla, ma non mi risponde e sono disperata. Sì, è che era ancora a letto. Stamattina si è alzata tardi, sai, sono giorni di festa. Era molto stanca, ultimamente ha studiato tanto. Però, non ti preoccupare, ok? Vado ad avvisarla, dai. Allora, di' a Gennarino che ci vediamo dopo. Grazie, Ricky. Non saprei come fare senza di voi. Tranquilla, Alice, tranquilla, risolveremo tutto. Ok, allora ragazzi, ci sono. Ecco qua il cioccolato, doppio cioccolato per Mike. Perfetto. Ok, dai, fa niente, mi farò andare bene questo. Bravo, Mike. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ma Alice è impazzita. Guardate quanti ordini. Wow, sono tantissimi. Che bello, la pasticceria va a gonfie vele, sono molto felice. Sì, ma non è organizzata per fare tutti questi ordini. Possiamo aiutarla in qualche modo? So che ha chiesto l'aiuto di Rebecca. Io, diciamo, mi sono organizzato con lo studio, posso dare una mano, però non lo so. Cioè, si devono anche decorare. Oh, accidenti. Magari possiamo dare una mano anche noi. Ma sì, ragazzi, dai, mettiamoci al lavoro. Io pensi davvero che io possa decorare casette di marzapane, Glitter?
Con il mio aiuto? Assolutamente sì. Su, finiamo i nostri cioccolatte. Che bello, non ho mai decorato casetto di marzapane. Sì, infatti ti direi di impacchettarle, Jimmy. Allora, dunque, quindi, Glitter e Mike decorano. Candy, tu metti gli zuccherini finali. Jimmy, io e Jenny impacchettiamo. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo! Ci siamo! Certo che ci siamo! Fiorellino, fiorellino. Fiorellino. Su, Rebecca, riprenditi, riprenditi. Non è successo nulla. Su, va meglio? Così va meglio. Fiorellino. Reb, Reb. Ah? Ricky, buongiorno. Reb, ma non lo senti il cellulare? Ah? No, ieri sera per studiare l'ho messo in modalità silenziosa e... Oh, mamma, quante chiamate! Sì, e sono tutte da parte di Alice. Sì, sono sue. Oh, accidenti, che cosa è successo? È incasinatissima, Reb. Ha bisogno di te, del tuo sistema di organizzazione per gli ordini natalizi. Oh, ma certo, per fortuna ieri sera mi sono portata avanti con tutti i compiti. Posso aiutarla tranquillamente. Solo devo un attimo cambiarmi, ok? E ci sono. Perché te devi cambiare? Così non stai bene. Mi piace tanto sto cardigan con i fiorellini. Fiorellino? Fiorellino. Sì, però ecco, non lo trovo adatto alla situazione. Voglio cambiarlo, ecco. Sì, sicura che va tutto bene, Reb? Non abbiamo parlato dell'aggressione. Non c'è stata nessuna aggressione, Ricky. Romeo non è riuscito ad aggredirmi. I miei amici sono arrivati in tempo. Ok? Sì, beh, però devi aver avuto paura e... No, non ho avuto paura. Ok, va bene. Allora cambiati, ti aspetto fuori. Ci andiamo insieme in pasticceria, che lì c'è anche Gennarino. Oh, ok, scusami, Ricky, è solo che... Lo so che sei coraggiosa. Hai ragione, scusa, ho sbagliato io. Faccio presto. Bene. Così va meglio. Adesso un po' di profumo. Ah, e sei come nuova, Rebecca, come nuova. Forza, Reb, forza, Reb, forza, Reb. Oh, accidenti, ho fatto un disastro. Questa cioccolata non va via. Che macello. Su, su, Jimmy Puccio, dai, non ci piange sul cioccolato versato. Allora, questa è pronta, pronta, pronta. Jenny, ecco un'altra casetta pronta. Oh, ok, avevo appena finito l'altro pacco, grazie, Candy. Signorina, posso ordinare? Sì, arrivo, arrivo. Quanto manca per l'altra? Oh, non ti preoccupare, ci vorrà un po'. Va bene, vado di là. Ecco quella arancione. Grazie. Allora, sì, Glitter, però stai facendo troppa filosofa. Devi seguire il disegno, la devi fare come questa, vedi, come questa. Sì, lo so, Gennarino, è solo che secondo me ci vuole anche dell'arancione di qua per bilanciare. Poi aggiungerei uno zuccherino qui, tipo, oh, guarda che bello questo. Glitter, avremmo dovuto fare 20 casette di marzapane. Siamo a 2, meno quella di Jimmy. Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Su, su, passatemene un'altra, passatemene un'altra, questa la finisco io. Gennarino ha ragione, carotina, forse è meglio, insomma, velocizzarsi un po'. Avete ragione, sì, scusatemi, la mia creatività ha preso il sopravvento. Ok, d'accordo, allora questa la porto a Candy per finalizzarla. Grazie, Glitter. Vai con la prossima. Bene, vado a controllare quella in forno. Non avevate ordinato questo? Perfetto, lo dico subito alla mia assistente. È la quarta volta che ce lo sbaglia. Subito, subito, non si preoccupi, Jenny! Ehi, Alice, eccoci qua. Oh, Rebecca, la mia salvezza! Allora, di cosa hai bisogno? Vai in cucina e lo capirai. Ok. La 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 la. Oh no, ho leccato quello che andava sulla casetta. Non va via, non va via. Hai fatto bruciare la casetta. Ma no, ma che dite, ma qui c'era scritto per 20... Ah, secondi, non minuti. Ma dai, Gennarino. Oh oh. La situazione è un bel po' critica. D'accordo. Ragazzi, per favore, venite qui. Oh, Rebecca, dici tutto.
Allora, tranquilli. Adesso organizziamo per bene i compiti di ciascuno di noi, così da poter formare un'efficientissima catena di montaggio. Gennarino, per favore. Oh, prego. Grazie. Allora, abbiamo 20 casette di marzapane da fare. Una è bruciata, ma non importa. Ne abbiamo una di scorta. Mike, la casetta di scorta è nel reparto congelatore, in alto a destra. Prendila. Per favore. Subito. Bene. Gennarino, tu ti occuperai di controllare quelle nel forno. Mi raccomando, 20 secondi ciascuno e poi tiri fuori. Ok, perfetto, capo. Glitter, queste sono tutte le decorazioni che abbiamo a disposizione. Non una di più, non una di meno. Se riuscirai a metterle nel minor tempo possibile, gli altri saranno più veloci. Hai uno schema da seguire, non c'è nulla da pensare né da inventare. Perfetto, Rebecca, sì, farò come dici tu. Bene. Jimmy, utilizza lo spray che è in dispensa, quello con l'etichetta arancione. La cioccolata andrà via in un battibaleno. Oh, grazie, Rebecca! Candy, evita di mangiare i dolci che vanno sulle casette e dopo otterrai due cioccolatte extra. Oh, va benissimo! Bene. Bene, adesso mi organizzo con Jenny per le consegne. Ah, la mia sorellina è fantastica, io che faccio? Tu li tieni d'occhio, Ricky. Perfetto. Gennarino, te devo tenere d'occhio. Eccomi, amore, di cosa volevi parlarmi? Forza che dobbiamo prepararci per andare sulla pista di pattinaggio. Volevo farti vedere una soffiata che mi è arrivata. Anzi, in realtà sono tre soffiate, tutte dello stesso tipo. Cosa? Già. E non le hai pubblicate? No, amore mio. Volevo farle vedere prima a te per decidere. Hai fatto bene, Nobu, hai fatto bene. Ne parleremo prima con lei, anzi, con lui. Già, non vale la pena pubblicare una notizia del genere senza prima dirlo a Melanie. Sì, infatti, comunque è una sciocchezza, però si sa, le cose quando finiscono sul tuo blog vengono sempre ingigantite, eccetera. Vedremo lui che spiegazioni ci darà al riguardo. Ah, quindi per i tuoi amici non pubblichi le soffiate, no? Ryan, lo so che sei ancora arrabbiato con me per via dell'articolo che ho pubblicato. Ti avevo chiesto di non farlo. E io ti avevo chiesto un favore che non potevo farti. Sarebbe andato contro gli accordi che ho col papà di Marin. Pazienza allora, vado a prepararmi per la pista di pattinaggio. Mi dispiace Ryan, ma è il suo lavoro e comunque, guarda che quell'articolo è stato molto apprezzato. Ti sono tutti vicini a Rainbow City e sono tutti contro Clary. E pensi che questo mi faccia piacere, Nobu? Beh, dovrebbe. Almeno è una piccola vendetta. Non mi interessa la vendetta. Oh, certo, sotto tutta quella perfezione ci sarà pure qualche difetto, Ryan. Mi dispiace, davvero. Mi assicurerò che non faccia più una cosa del genere. La ringrazio, signorina Marin. Comunque è vero quello che ha detto, Ryan. Noi, ecco, ti siamo tutti vicini e voglio che tu sappia che anch'io sono tua amica, d'accordo? Sì, lo so, grazie. Oh, per caso verrà anche la signorina Rebecca sulla pista di pattinaggio? Non si è presentata agli allenamenti questa mattina. Rebecca? Penso di sì, perché ci sarà anche Ricky. Sì, sicuramente ci sarà anche lei. Probabilmente era solo molto stanca. Lei frequenta il collegio delle Cinque Perle, quello riservato ai nobili. E lì i compiti sono ancora di più di quelli di Moontown. Non mi capacito di come facciano quelle persone a rimanere sane di mente. Melanie, sei pronta a far sciogliere il ghiaccio con la nostra bellezza? Oh, ciao Marin, che ci fai qui? Aspetta un attimo. Oh. Wow, ma che bello, Melanie! Oh, grazie, sì, sono un po' migliorata. Merito del tanto esercizio che sta facendo in questi giorni. Che bello, mi piace così tanto che lo vorrei nella mia cucina. Dai, Marine, non devi prenderlo solo perché sono tua amica. No, dico sul serio, è fantastico e si abbina perfettamente ai colori. Lo amerà anche Gertrude. Oh, ok, d'accordo, allora lo finisco e lo darò a te. Comunque, sì, ora mi preparo. Mi ero completamente dimenticata dell'appuntamento alla pista di pattinaggio. Accidenti, sono tutta sporca di colore. Già, beh, per il resto come va, amica mia? Ah... Tutto nella norma. Beh, nella tua norma, lasciamelo dire, non è poi così... Ecco, ok! Quindi, sicura vada tutto bene?
Beh, non è nulla di che, Marin, solo sono preoccupata per la cena di Natale. Mio padre ha invitato me, Mike e Mimi, solo non lo so. Oh, Melanie, la situazione con tuo padre è così complicata, è comprensibile. Dopotutto sarete a cena con Cosmo e Nebula, che ora sono i vostri nuovi fratello e sorella. Già, e poi onestamente il fatto che lui sia in Irlanda con un'altra ragazza che ora reputa una figlia, non lo so. Io, oh, ma perché non me ne hai parlato prima, Mel? Che non voglio sempre assillare te o le altre della Unicorn Squad con i problemi della mia famiglia, tutto qui. Ma tu devi, perché sono i tuoi problemi e tu per noi, per me, sei importantissima. Oh, grazie, Marin. Io voglio che tu sia felice, Melanie. E farò di tutto, anche sgridare papà Martinez se necessario. Ok, dai, ora andiamo alla pista di pattinaggio. Sì, li faremo morire tutti d'invidia. Vai Willy, vai Willy. Ci sono, ci sono. Sì, grande fratello. Claudio, posso parlarti un attimo? Che? No, boh, non vedi che sto a giocare? Ah, d'accordo, allora pubblicherò le soffiate che mi sono arrivate così come sono. Scusate ragazzi, arrivo tra 5 minuti, continuate senza di me. Ok. No, non mi dire, Nobu, non mi dire. T'hanno parlato della biondina. Sì, proprio della biondina. No, allora Nobu, non ci fraintendiamo. No, certo che no. Un Latin lover come te. Nobu, te lo assicuro. È lei che si è fissata di me dalla gita a Londra e nu me molla. Mi ha fatto capire che mi vuole in tutti i modi, però io le ho fatto capire in tutti i modi che non ce n'è, che sono fidanzato e che voglio stare con Melanie. Dai, Nobu, per favore, lo sai quanto ci tengo a Mel. Almeno su questo, credimi. Sì, ti credo, ti credo. E infatti non c'è nulla che ti comprometta nelle soffiate, solo perché non l'hai detto a Melanie? Perché Melanie sta attraversando un periodo un po' particolare. Beh, Melanie è tutta la vita che attraversa periodi particolari, Claudio, è abituata. Ora è diverso, Nobu. Suo padre è in Irlanda con la sua figlia adottiva, ok? Mentre lei è qui, credimi, ci sta soffrendo tanto di sta cosa e non ne parla con me, non ne parla con le sue amiche e neanche con te, a quanto pare. No. Beh, Marin sta andando a parlare con lei. Delle soffiate? No, no, tranquillo, siamo d'accordo che non ne avremmo parlato finché non avremmo saputo la tua versione. Grazie. Comunque, deve essere dura la vita del ragazzo più bello della scuola. Ah, quindi mi reputi il ragazzo più bello della scuola, eh? Chi? Io? Assolutamente no. Fosse per me saresti l'ultimo nella lista dei belli di questa città. Certo, certo. Buon pomeriggio Rainbow City! Oggi inauguriamo la spettacolare pista di pattinaggio a suon della musica di DJ Willy! Nonché eletto il re del ballo d'inverno insieme alla mia regina Jenny, che al momento è occupata alla pasticceria, ma verrà prestissimo. E ora fatemi vedere come danzate sul ghiaccio! Danzare sul ghiaccio? Quest'anno stento riesco a camminare. Dai Daisy, stai andando bene! Uno e due, uno e... Tranquilla, ci sono io a prenderti. Ehi Claudio, stai pattinando molto meglio dell'anno scorso! È perché mi sono allenato con i miei amici a hockey. Ma dai! Oh, accidenti, stavo inciampando. Per fortuna ci sono io con te. Già. Oh, ciao Claudio. Ciao, vieni Mel. Oh, ma chi è quella? Niente, è la mia compagna di classe. Ma io la conosco. Dove? Ma Melanie, ma quelli non sono robe splendide? Sì! Sono robe splendide! Gli influencer che abbiamo conosciuto a Londra si stavano prendendo gioco di Jenny! Oh sì! Ho letto qualcosa a riguardo sul blog di Nobu. Sono due influencer, quindi abitano qui? Sì. Ma Claudio, quindi lei viene in classe con te? Sì, sì, si è aggiunta sto mese proprio. E come mai non ne sapevo niente? Beh, non è che te devo avvisare di... insomma... Oh, ma guarda, sono arrivati Mike e Jimmy! Dai, andiamo, vado a salutarli, eh? Tu mi aspetti qui? Sì, d'accordo. Ok.
Eccoci qua! Scusate, abbiamo fatto un po' di ritardo perché abbiamo dovuto aiutare Alice a impacchettare le casette di marzapane. Non vi preoccupate, dai, c'è ancora tempo per godersi la pista di pattinaggio. Ciao, raga! Ciao, Claudio! Accidenti, è stata davvero dura. Già, non so come fa mia sorella tutti i giorni, mamma mia! Beh, ma adesso non ci pensiamo più, dai, andiamo a pattinare? Andiamo! Oh oh, cosa vedono i miei occhi, la mia regina! Sì, ciao, Willy! Ciao, Willy, senti. Dimmi tutto, mia regina. Potresti mettere Snowman di Sia perché devo fare un trend per TikTok. Ok, d'accordo, metto quella. Grazie, che bello essere la fidanzata del DJ e i suoi vantaggi. Betty, mi aiuteresti? Certo, ok. Ok. Ehi, Jenny! Ah? Rob, Splendy? Che ci fate qui? Oh, noi siamo sempre stati qui, Jenny, solo che stavamo più per fatti nostri. Sì, ma sai, dopo Londra, ehi, ho visto che il tuo profilo si è ripreso alla grande, brava! Mi piacciono i video che fai con tuo fratello. Grazie, molto gentile. Ora scusate, ma devo fare un contenuto per il mio TikTok. Senza di voi, ovviamente. Figurati se abbiamo bisogno di te per i nostri contenuti, Jenny. Oh, ragazzi, non so proprio dove trovate la forza di mangiare ancora. Avete mangiato tantissimi dolci mentre preparavate le casette di marzapane. Lo so, Rebecca, solo che, sai, i marshmallow sono tradizione. Già, prima di salire sulla pista di pattinaggio, io e il mio piccolo unicorno mangiamo un po' di marshmallow e poi siamo prontissimi per diventare dei bolidi sul ghiaccio. Già, io al vostro posto rotolerei sul ghiaccio, comunque, ok. Candy, Jimmy, sì, arriviamo. Rebecca, tu non vieni? Oh, sì, tra qualche secondo, mi riscaldo ancora un po'. Va bene. Cosa vuoi indossare questo? Sì, giusto per cambiare un po', non lo so, secondo te? Secondo me è molto carino, sì, dai, provalo, ci sta. Ok, grazie, amica mia. Ah, adoro questa canzone! Jenny, potresti scattare delle foto a me a Nobu? Oh, certo che sì! Mettetevi in posa! Perfetti! Oh, comunque congratulazioni per essere stata eletta regina del ballo! Non è una cosa semplice! Già, non ce l'aspettavamo! Pensavamo che sarebbero stati eletti Mike e Glitter! Già, neanche io me l'aspettavo! Sono stata super emozionata ed ho guadagnato ben 100 followers! La solita Jenny! Eccoci! Ragazzi, ma Glitter? Oh, sta arrivando! Tu aspetta e verrai ricompensato! Che? Io vado da Rebecca, non la sopporto questa canzone! Cosa? Ma non era una delle sue canzoni preferite? Sì, beh, lasciamo stare, Chanel, lasciamo stare! Era la canzone sua e di Nebula. Oh, capisco. Ciao, ma chi ha buttato questo fiore nel fuoco? Sarà stata la bravata di qualcuno. Comunque, stasera vieni con noi al ristorante? Sì, perché no? Oh, ma che fai, Rebecca? È che non mi andava di vederlo lì. Poverino. Sì, ma non vedi che è già bello che è andato? Avresti potuto bruciarti i guanti. Beh, è andata bene. Ma sei strana. Comunque, senti, allora di alle altre che ci vediamo direttamente stasera. Ne ho abbastanza di stare su questa pista di pattinaggio. Perché, Chuck? Ti è sempre piaciuto. Non mi va quest'anno. Ma... Oh, poverino. Ehi, Rebecca. Oh, ciao Ryan. Come mai non sei venuta all'allenamento oggi? Ieri ho studiato fino a tardi e ho dormito un po' più del dovuto stamattina. Ecco, tutto. E poi, onestamente, Ryan, non penso mi servano a granché gli allenamenti. Cosa? Perché dici così? Perché tanto non cambierà nulla. Sarò comunque... debole. Non è vero, Rebecca, non lo sei. Quante volte devo ripeterlo? Tu non vieni sulla pista di pattinaggio?
Onestamente non ho mai pattinato. Cosa? Non hai mai pattinato? Beh, allora oggi sarò io ad allenarti e ad insegnarti qualcosa. Vieni. No, Rebecca, aspetta, mi sembra una pessima idea. Eccomi. Glitter? Sei... Sì? Sei stupenda, insomma, non ti avevo mai vista in nero e ti dona molto. Attenzione, sento il ghiaccio che si scioglie. Oh, grazie, Mike, io, ecco... Oh, grazie, Mike, io in effetti volevo cambiare un po' e, ecco, speravo ti piacesse. Sì, mi piaci da impazzire, Glitter. Pensieri impuri. Prendi questo! Ah, volevi, Gennari, eh? Difenderai io l'onore del mio migliore amico! Me l'hai lanciata in piena faccia, Jimmy! Certo che sì! Grazie, Jimmy mio! Ma è un complotto! Ve la farò pagare! Ragazzi, per favore, potete rifare quella scena! Quale scena, Jenny? Quella dove Jimmy tira la palla in faccia a Ricky. Ovviamente no, Jenny. Quale è questa? Jimmy! Sì, esatto, però quando te lo dico io, va bene, ma che? Allora, Reginetta, il video è venuto bene? Benissimo, Willy, guarda! Oh, sì, fa vedere? Sì, sì, sei fantastica! Grazie, mi fa piacere che ti piaccia! Sei bellissima! Quanto romanticismo! A quanto pare qualcuno stasera farà tardi al ristorante! Già, ma non capisco, pensi che quel tipo le piaccia? Penso proprio di sì, Chanel. E sono d'accordo con te, non è proprio un buon partito per lei. No, per niente. Dici? Mm-hmm. Ecco, vedi? Oh, ok, non era poi così difficile. Già! Certo, se vuoi fare le acrobazie come sta facendo Candy, allora sì, diventa un po' più difficile. Sono un piccolo unicorno volante, un piccolo unicorno volante. Eccomi. Rimarrei qui a sciare con te per tutta la notte. Lo so, però poi Candy ci ucciderebbe perché ora le abbiamo promesso di andare a mangiare un bel cheeseburger. Cheeseburger! Andiamo, Unicorn Squad! Andiamo. Ah già, stasera è la serata cheeseburger. Che bello, tu quale prenderai, amore mio? Non so, penso quello dell'altra volta. Ah, che bello, io prenderò una tripla porzione di patatine. Ecco, in tutto il movimento che hai fatto oggi ci credo, Claudio. Ehi, Claudio, eh? Ci vediamo a scuola? Ah, che bello, non vedevo l'ora della serata cheeseburger. Ehi, Claudio, ma quella è una cotta per te. Beh, se è così mi spiace per lei perché è capitata proprio male, visto che ho occhi solo per la mia confettina. Lo sai, vero Mel? Oh, sì, certo che sì. Beh, allora, sti cheeseburger, andiamo, namo va. Ok, penso che tu ora possa pattinare anche da solo. Dici? Sì, dai, fammi vedere. Ok. Oh, attento. Grazie. Figurati. Ehi, per una volta sono stata io a salvarti. Già. Oh, non mi ero resa conto fosse così tardi. Accidenti, sono in ritardo per l'appuntamento al ristorante. Già, e io devo assolutamente andare al locale dove è andata la signorina Marina. Oh, sì. Mi dispiace, Ryan. Tu avresti dovuto... tenerla sotto controllo e... Non importa, per questa volta era circondata dai suoi amici. Penso non sia successo nulla di grave. Poi mi sono divertito molto. Mi fa piacere. Grazie, grazie davvero, Rebecca. Figurati, Ryan. Anche per me è stato davvero bello. Mi serviva. Oggi è stata una giornata un po' così. E pattinare con te... la resa speciale. Reb, sì? Ryan! Ciao, Ryan, ti ricordi di me? Clary? Sei tu? Sì, sono io.
ho interrotto qualcosa? Lei è quella tua migliore amica? Sì, lei è Clary. Clary, lei è Rebecca. Oh, piacere. Piacere. Beh, che bello che tu sia venuta a trovare Ryan. Io allora vado dai miei amici. Ciao. Rebecca? Sì? Ci vediamo agli allenamenti di domani. Sì, certo. Ciao. Ryan, ho così tante cose da dirti. Direi di sì, Clary. Sì, dai, è vero, sembrava proprio un lingotto d'oro. Già, quell'abito era di pessimo gusto. Proprio non capisco come sia stata eletta regina del ballo d'inverno. Avrebbero dovuto eleggere Blair e Rebecca. Oh, sì, ecco, Rebecca. Rebecca sì che è una vera nobile, è una ragazza di gran classe. Mi meraviglia che non sia ancora riuscita a trovare un ragazzo. Oh, eccola! Ciao ragazzi, scusate il ritardo. Reb, io e te dobbiamo parlare. Huh? Oh no, adesso le farà la predica su Ryan. Beh, fa bene. Reb, ho visto. Cosa? Ho visto che sta iniziando a provare qualcosa per il bodyguard di Marine. E no, 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 nel modo più assoluto. Non ti seguo, Blair. Ryan è solo un amico. Certo, come no? Vi ho visti sulla pista di pattinaggio. Quella non è solo amicizia. Sta nascendo qualcosa, dolcezza. Ed è meglio che tu smetta all'istante. Ok, mettiamo il caso sia così. Perché mai? Ma come, Rebecca? Prima di tutto è un bodyguard. E poi, ecco, lui è quasi del tutto ustionato, Reb. Mi stai dicendo che perché Ryan ha il corpo e il volto pieno di ustioni, allora non può essere amato da una ragazza? Oh, assolutamente no! Cioè, lui può essere amato da tutte le ragazze del mondo! Ma tu, Reb, tu meriti di meglio! È ridicolo. Non sono io che merito di meglio, è Ryan. È Ryan a meritare qualcosa di più. Cosa? Oh, assurdo! Qui a Rainbow City il mondo sta andando al contrario! Oh. Ragazzi, vorrei fare un brindisi a tutti noi. A tutti voi, anzi. Voi, ecco, siete in assoluto la miglior famiglia che potessi desiderare. Grazie. Grazie di cuore per essere i miei amici. No, oh, mia piccola pittrice, noi ci saremo sempre per te. Già, sempre, anche quando bisognerà sgridare il tuo fidanzato. E dai, ma che c'entro io? Lo so, Daisy, lo so. Signorina Marine, è tutto ok? Oh, certo, Ryan, tutto ok. Che c'è? Ora la perdi di vista, Ryan? Mm? Troppo occupato con una certa contessa? Per favore, signorino Nobo. Molto buono questo hamburger, anche se non proprio super instagrammabile, eh? Dai, signorina, dopo tutto non deve tutto avere un bel aspetto per essere buono. Sì, lo so, non lo so, ma pareva un po' strano. Questo cos'è? Questo è il cartone in cui ci hanno consegnato i cheeseburger. C'è scritto qualcosa qui. Mamma mia. Oh, cioè, mi sa che devo andare in bagno, io... Signorina Jenny, tutto bene? Jenny! Ehi, ma sta per svenire! Oh. Non dovrei mandargli un messaggio, però... Sono curiosa, che cosa si saranno detti lui e Clary? Beh, sì, dai, uno solo. Ok... Cosa? Jenny è stata male. Oh, mi spiace. Va bene. Buonanotte, Ryan.